amici, ci rivediamo dopo tanto tempo, però questa volta video un po' più diverso, siamo in cucina questa volta, quindi amici, mi trasformo in Nicola De Nicovis, il famoso chef, e allora siamo pronti a cucinare le crepe quest'oggi, crepe, crepe, crepe! Allora, ricetta per 4 crepe classiche, io direi che, vabbè, 2 uova medie, allora, ecco, le uova di ottima fattura, appena fatte dalla gallina, allora, 2 uova in... La ricetta diversa, allora, preparare è molto semplice, ma secondo me è difficile adesso. Ma passo passo, ma lei è già andato con la farcitura, ma mi scusi, ma che sito è, ma questo non può essere un sito! Ci sembra un biniere? Questo ti sembra un biniere? Ci serve una frusta! Una frusta! Ecco la frusta! La frusta per frustare tutte le signorine, allora! Dunque, non so manco leggere. Ah, ma questa non è la ricetta che... Dunque, per 6 crepe. Dunque, io sono solo, facciamo metà. Tutto a metà. Allora, se decidete la farina di una ciotola, in questo modo eviterete la formazione di fatti... Ma questo è un venditore di fumo! Si è aperto un cookie, si è aperto... Ancora! Io devo cucinare, non mi potete interrompere con le vostre pubblicità! Allora, 125 quindi diviso 2, circa 60 grammi! Cerchiamo di non sporcare tutto, e l'ho appena fatto, va bene? Va bene, allora! Che cada la farina, che cada! La facciamola cadere questa farina! Giusto! È corretto, vedete? Il programma è corretto, eccoci qua. Siamo versati. Adesso, e ancora con questi queste pubblicità, ma... Ah! Allora, unite gradualmente il latte e poi frustiamo. 125 minuti. Passami un panno carta, grazie. Allora, abbiamo aggiunto il latte, nel frattempo, ecco qui il latte è pronto. Procediamo con l'inserzione. Inseriamo. Andiamo energicamente, ecco qui il composto, molto energico. Ah, ho sbagliato tutto. Un pizzico di sale, tutto. Conserviamo il sale perché, ragazzi, qua porta sfortuna, porta sfortuna se cade il sale, l'ho preparato, lo puliranno. Un uovo, scegliamo l'uovo di migliore fattura, questo uovo appena fatto la gallina. Rubiamo l'uovo, lo lavoriamo. Speriamo di aver fatto tutto giusto. Allora, il composto adesso, come vedete, è di colore giallo, quindi ne continuiamo a sbattere energicamente. Bene amici, ho messo il composto in frigo e ho preparato tutto. Adesso aspettiamo una mezz'oretta circa, sono le 6, adesso le 6 e mezzo lo cacciamo e vediamo un po' cosa ne uscire, poi possiamo preparare le nostre francese alla Nutella. Grazie Marco per il panno carta. Allora tra poco amici siamo tornati e adesso andiamo a prendere la nostra crepe pronta dopo mezz'ora. Un composto molto omogeneo, molto rigenerante. Bene, benissimo, siamo pronti per farci. Allora, appacciamo il fuoco, puliamo la nostra piastra. Appena facciamo un attimo asciugare il burro e poi BOOM! Cuciniamo per bene. Avremo anche un assaggiatore d'eccezione, la critica d'arte Marta De Mongis, la contessina Marta De Mongis, che assaggerà per Nicola De Nicodis, assaggerà le sue crepe mitiche. E qui tutto pronto, sta fumando. Poi farciremo con una crema alle nocciole, che non diciamo il titolo perché sarebbe pubblicità occulta. Non abbiamo il tournicatore per crepe, quindi ci accontenteremo di un cucchiaio da casa. Allora, c'è odore di sagra. 1, 2, 3. Ecco, è tutto pronto. Olè, ma devo dirigerlo un altro poco perché, signori, questo è un esperimento. Allora,
Lo smottamento è colpa del governo. Allora, signore e signori, è pronta la nostra pedina, la facciamo subito, eccola qua, guardate che colorazione. Ottima, al tatto, al gusto, speriamo anche al gusto. E si scordi, mamma mia, com'è indecente! I miei, abbiamo girato la nostra crepe, adesso la facciamo cuocere, questa verrà un po' meglio della prima. Allora, ecco qua come si presenta. Vedete, bella farcita, adesso vediamo se anche al gusto sarà buona. La contessa De Mon gestirà il suo assenso e il suo dissenso. Poi, contessino dice, onesto dice, la contessina, tra poco assaggerò pure io, così vediamo un po'. È pronta l'ultima crepe? La prendiamo, la buttiamo lì, via, pronta, ok, adesso mettiamo, abbiamo finito. Allora cari amici, è terminato questo video, io vi ringrazio per avermi visto, per aver seguito le ricette di Nicola De Nicolis, vi invito a seguire il canale, chiudiamo con l'assaggio, grazie. Nicola De Nicolis per mangiare insieme a me, allora. È buono, ha un poco di sale in più forse.